Io ho un giorno che nella mia memoria è indelebile, quando ad agosto dell'anno scorso cominciò la mia campagna elettorale di fatto sul territorio del collegio ed eravamo insieme con David al Renzino. Credo che ci ricordiamo tutti quella straordinaria serata, quella bellissima serata, quelle belle parole calde come sempre che David utilizzò, e quel bello stare insieme in una serata estiva d'agosto. Eravamo tanti a Fogliano ed eravamo tanti in quella condizione, in quella situazione. Oggi il gesto che decidete di compiere, quindi mettendo il nome di David sulla sede e intitolando a David la sede, è un gesto innanzitutto che vi onora, un gesto che ci fa e ci crea grande nostalgia e grande tristezza. Io non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo a gennaio, ma francamente non riesco ancora a capacitarmi della straordinaria, incredibile ondata di entusiasmo per David, per la politica che ha interpretato David, che dal giorno dopo della sua scomparsa non si è ancora fermata. Questo è il videomessaggio del segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, inviato in occasione della intitolazione della sede del partito di Castiglione Fiorentino a David Sassoli, scomparso lo scorso gennaio. Noi sulla base di questa grandissima carica umana che si è creata stiamo mettendo in campo una serie di iniziative. A luglio faremo i Sassoli Camp, che saranno la modalità con la quale cominceremo a fare atterrare il percorso delle agorà democratiche, percorso che anche sul territorio della Val di Chiana Aretina ha avuto dei momenti belli, importanti, potrei citarne tanti, ma insomma ne abbiamo fatte di cose belle insieme, sia durante la campagna elettorale che dopo. Con questo piccolo gesto cerchiamo di ricordarlo e di fissarne la memoria in una targa, ma una memoria che deve essere viva e che cercheremo di coltivare quotidianamente nelle azioni dell'impegno politico. Presente alla cerimonia di intitolazione anche l'europarlamentare Simona Bonafè. Beh, è una scelta molto impegnativa perché quando si decide di dedicare a una personalità come David Sassoli una sede politica, una sede di partito, ci si prende anche un impegno, è l'impegno di portare avanti i valori di David. Sì, i valori di David sono quelli dell'europeismo, quelli dell'accoglienza, della solidarietà. E David era una persona che è stata descritta come una persona mite e lo era, sempre col sorriso, ma sapeva anche perfettamente da che parte stare. E oggi, in questi momenti anche molto particolari, angoscianti che stiamo vivendo, io credo che sia un bel segnale e soprattutto, ripeto, un impegno che deve continuare poi negli anni. Senta, c'è stata anche questa polemica con il comune di Cortona rispetto a questa scuola, lì come finirà? Ma noi sinceramente è una polemica che non abbiamo molto capito, devo dire la verità, e io mi auguro e spero che il sindaco possa rivedere questa decisione e che possa essere dedicata a David Sassoli, che peraltro amava molto Cortona, una scuola che diventa un punto di riferimento anche per tanti ragazzi e studenti che lì andranno a studiare.